Un ottimo primo questo tempo nel gol. quale i vostri uomini chiave sono stati decisivi, da Carroccio in difesa, Scolaro in regia, Carrello molto bravo in attacco, poi nella ripresa probabilmente troppo nervosismo e Inocchio, insomma, è stata una sofferenza, avete rischiato di comprometterla del tutto. Il nervosismo non c'era, nel senso che siamo entrati in campo i primi 15 minuti, 20 minuti, stavamo gestendo la partita nel migliore dei modi, rischiando praticamente zero. Quel nervosismo è venuto per delle decisioni arbitrali assolutamente sconsiderate. Nel secondo tempo l'arbitro ha cambiato assolutamente, completamente il metro di giudizio. Ha fiscato il primo fallo a nostro favore al 44esimo, se non ricordo male. E da un fallo, ci sono le immagini, comunque, da un fallo clamoroso al limite dell'area fuori nostro, poi è nata la prima espulsione per entrambe le squadre. Poi da lì la partita è un po' cambiata, perché è vero che ci siamo un po' innervositi, ma è pure vero che l'arbitro non ci ha permesso più di giocare. Io normalmente non parlo mai di queste situazioni arbitrali, e anzi, sicuramente da lunedì analizzerò tutto con i ragazzi, con la mia squadra, per evitare le ingenuità che sicuramente anche noi abbiamo commesso, ma oggi l'arbitro ci ha messo veramente del suo. E poi, chiaramente, poi non voglio parlare di malafede, però veniamo a giocare a Messina contro la Messana e mandano un arbitro di Messina, della sezione di Messina. Chiaramente non è diciamo, la migliore designazione possibile. Il paradosso è che in 8 contro 10 su quel contropiede di Scolaro potevate anche segnare e vincerla, però nell'economia complessiva, riguardando al primo tempo, sono magari, la mia impressione, 2 punti persi, però poi è anche vero che la Messana con quella doppia superiorità avrebbe anche magari potuto vincere. Sì, io dico che sono 2 punti persi anche dopo, perché la Messana, a parte il gol, annullato, che io la panchina chiaramente non posso vedere, ma io non ricordo dopo l'1-1 con 2 uomini in più la Messana tirare in porta. Non ha mai tirato in porta dopo con 2 uomini in più. Quindi credo che avremmo meritato anche nel secondo tempo, perché abbiamo avuto anche l'occasione poi sul 1-1 di poterla vincere. Quindi io devo solo dire bravi e grazie ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione. 3 espulsioni che adesso vi condizioneranno un po', peraltro non sappiamo anche le decisioni del giudice sportivo. Guardando ai prossimi impegni, probabilmente avete qualche certezza in più comunque dopo questa prestazione. Certezze ce l'abbiamo avute, anche abbiamo perso una partita col Modica, che ci può stare, tra l'altro ristorando anche una buona partita, abbiamo messo pure un paio di ingenuità, ma il Modica è una grossa squadra che si gioca nel campionato, quindi siamo venuti qua a mio avviso facendo un'ottima prestazione in casa di una Messana che è una buonissima squadra e l'ha già dimostrato in queste prime partite di campionato e di Coppa, quindi abbiamo fatto molto bene. Dispiace chiaramente anche il gol subito, anche lì c'è un'ingenuità nostra dietro, perché io credo che se non avessimo commesso ingenuità sul gol, una palla sicuramente da mettere laterale, sicuramente non centrale, non avremmo poi subito gol nei restanti minuti. Però va bene così, è sempre un punto in trasferta, noi siamo una squadra che deve salvarsi, quindi ci sta. Messana credo che sia una diretta concorrente nella corsa alla salvezza, quindi va bene.